siamo Taranto, la preziosa associazione di volontariato che supporta l'attività di Chima Ambiente. Tanti volontari che sono qui e lì, soprattutto per le periferie di Taranto, quelle periferie davvero rese distrutte dalla inciviltà di certa gente. E qui siamo in via appunto Mediterraneo tra Tramontone e Monrev. Vedete, abbiamo queste bottiglie che sono state raccolte e verranno poi raccolte e poi depositate presso appunto i vari raccoglitori per la differenziata. Vedete una serie infinita di bottiglie che appunto ci fanno pensare a quanta gente incivile ci sia, a quanti malfattori, perché così vanno definiti, bevono e poi lanciano magari dal finestrino le stesse bottiglie. E vedete i volontari armati di carriola, armati di sacchetto, che stanno appunto raccogliendo tutto. Vedete, uno sforzo immane. Sono circa le 20. Da che ora siete all'opera? Dalle 18:30. Una giornata che più calda non poteva essere. Abbiamo superato i 40 gradi, ma la vostra forza sfida l'estate, la calura. Sì, sì, ma per fortuna ci abbiamo un po' ancora di energie. Perché adesso, a parte le parole che sono sempre le stesse, bisogna passare ai fatti per poter cambiare qualcosa. Però diciamo che voi date un esempio di civiltà. Certo, certo, ma è per questo che ci sforziamo di, appena abbiamo possibilità, non lavorando, avendo un po' di tempo a disposizione, di continuare a dare l'esempio. Perché è solo così che... Soprattutto per i bambini, per i più giovani, per i ragazzi, perché il giovane che cresce deve imparare che se va al pub, se va a comprarsi la birra, non deve lanciarla dal finestrino. Ma infatti proprio una famiglia si è fermata poco fa e con dei bambini, venivano da Brescia, chiedevano al papà come mai ci fossero tutte queste bottiglie per la strada. E gli abbiamo spiegato che, insomma, qui, siccome c'è questo sport di lanciare le bottiglie dalla macchina, purtroppo avviene questo. Sono rimasti sconvolti perché, insomma, da loro ciò non avviene. Speriamo, ecco, già abbiamo dato questo esempio, di continuare così.